detto il principe San Severo aveva immaginato di esporre appunto il Cristo velato illuminato solo da due ceri. Lo sguardo con cui il Cristo velato probabilmente fu osservato appunto dai tanti viaggiatori anche del Grand Tour nei secoli passati, che lo ammirarono appunto alle luci delle candele. È anche un viaggio nel tempo, quello del fotografo Nino Migliori, che consente di vedere una vera icona di Napoli, come è il Cristo velato, con gli occhi della sua epoca, alla luce delle candele. È la prima volta che le attività della Cappella San Severo intorno al capolavoro settecentesco di Giuseppe San Martino si aprono in questo modo alla città, mostrandosi al di fuori delle sue mura. E per farlo si è scelta la bellezza della Cappella Palatina, che fu affrescata da Giotto, all'interno del Maschio Angioino. Nei tre ambienti allestiti per la mostra ad ingresso gratuito si affonda in quelle onde del tessuto che creano un turbamento barocco fatto di luce ed ombra, di misteri e di meraviglie che corrispondono al carattere della città. Uno dei più importanti fotografi del nostro paese, una celebrità di questo linguaggio a livello internazionale, che ci fa guardare in questo corpo a corpo, in bianco e nero, tra luci ed ombre, attraverso lo scatto fotografico, ci fa rivedere da una prospettiva insolita e affascinante il Cristo velato, che credo che sia, oggi possiamo dire, l'icona di Napoli, è quella che più di ogni altro in questo momento attrae interesse a visitatori e viaggiatori nella nostra città.